Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io credo che bisogna essere molto molto seri, vista la questione. Sarebbe gravissimo se la Russia avesse finanziato partiti in Italia. Io, per quanto non stimi assolutamente né Matteo Salvini né Giorgia Meloni, mi auguro per il mio paese, da cittadina italiana, che nessun partito abbia preso soldi dalla Russia. Però, proprio perché è un tema che sicuramente appassionerà poco gli italiani, ma è importante, come giustamente prima si diceva in studio, è necessaria una commissione d'inchiesta. Se qualcuno non ha nulla da nascondere, non avrà assolutamente difficoltà a dire sì, facciamo questa commissione d'inchiesta e proviamo a capire che cosa è successo e se è successo qualcosa in Italia. Ritorno anche su quello che è stato detto prima da Mollicone, quel paragone poco consono dal punto di vista storico tra il PC e il Partito Democratico, perché allora dovremmo dire che 30 anni fa Giorgia Meloni si dichiarava una fan di Mussolini, ma anche questo interessa poco gli italiani. Oggi agli italiani interessa sicuramente il problema delle bollette. Io sto girando tantissimo qua a Siracusa in campagna elettorale. I comuni, i nostri comuni, avevano anche dei risparmi che oggi non possono utilizzare nei servizi sociali perché devono pagare molti più soldi di energia elettrica. I panifici, che sto spesso frequentando qui, ma anche tante altre attività commerciali, chiedono il dilazionamento delle rate perché rischiano di chiudere dopo 20-30 anni di attività. Queste sono le cose che oggi giustamente chiedono. Pensi che ieri in un collegamento ho parlato con un panettiere napoletano, mi ha detto che a Napoli stanno chiudendo i panifici ed è una cosa che non ci si ha idea dell'impatto sociale che ha, perché poi il cibo più alla portata. Certo. Cioè per la gente povera, questo, il fatto di non poter più comprare il pane. Per questo noi stiamo chiedendo che venga azzerata totalmente l'IVA sul pane, sulla pasta, sui beni di prima necessità, sui beni per i bambini, per esempio, sui farmaci, perché oggi la maggior parte delle persone che vive in stato di difficoltà economica ha bisogno che su quei beni l'IVA sia azzerata e che su altri beni venga dimezzata.